Ciao ragazzi, in questo video commenteremo il tanto atteso falò di confronto tra Andrea e Jessica. Li avevamo lasciati così. Andrea è deluso e schifato dai vari video che ha visto nel pinnetto, mentre Jessica, più confusa che mai, continua la sua relazione con il tentatore Alessandro. In un primo momento Jessica sembra che voglia ritornare sui suoi passi e riflette sul suo fidanzato. Subito dopo si butta tra le braccia di Alessandro, con la paura che lui un giorno possa stancarsi di lei. Ed ecco qui la reazione immediata di Andrea. Il fidanzato, stanco nel vedere crescere la relazione tra i due, chiede subito il falò di confronto e dice a Filippo di convincerla a presentarsi e che lui, in entrambi i casi, è intenzionato a lasciare il villaggio. Ci siamo, ecco il tanto atteso confronto tra Andrea e Jessica. Lui l'aspetta sul tronchetto e vuole delle risposte immediate dalla sua amata Jessica. Jessica sembra non arrivare mai, ma poi eccola spuntare quasi in lacrime. È molto distaccata e pur di non stare vicino ad Andrea si siede lontano da lui. Non so se lo avete notato anche voi. Jessica è molto decisa e alla domanda di Andrea risponde dicendo che rifarebbe tutto, non ha rimorsi e non ha colpe. Affronta Andrea dicendogli di non averla mai capita e di non essersi mai preoccupato di lei durante la loro convivenza. Lei si è sempre sentita sola in quanto a parte lui non aveva nessuno e lui era la sua famiglia. E che lui questo lo sapeva e ne faceva un suo punto di forza, rinfacciandole molto spesso che lei viveva a casa sua. Questo a lei non va giù. Lei avrebbe preferito dire casa nostra. Infatti sottolinea spesso questo discorso. Non dimentica neanche che tra loro ci sia stato un forte sentimento, ma lamenta che Andrea l'ha spesso trascurata perché è stanco dal lavoro. E con molta chiarezza e sincerità afferma che lei in pochi giorni ha trovato e provato tutte le emozioni e sensazioni che le mancavano con il single Alessandro. Lei afferma che con lui ha respirato amore e finalmente si sente felice. Le dispiace solo che Andrea ha sofferto. Andrea invece le dice di essere molto deluso e stanco del suo atteggiamento e le ripete spesso che tutto quello che ha fatto al villaggio le fa solamente schifo. Non vuole nemmeno guardarla perché gli viene il vomito. Lui le dice anche che era l'amore della sua vita. Infatti, nonostante tutto, lui la ama ancora ed è disposto a ricominciare se vede un cambiamento in lei. Alla domanda di Filippo, uscite insieme o separati, però entrambi rispondono separati. Lui va via e lei ci sta male, anzi malissimo, e in lacrime dice che è la cosa giusta per entrambi. Lei e Andrea si sono amati tante, ma insieme hanno tirato il peggio di loro stessi. Lei non si aspettava di provare delle emozioni, ma di fronte al sentimento non riesce a nascondersi. Alessandro, dopo il falò, chiede di incontrare Jessica. I due si abbracciano e lui romanticamente le dice: "Io ci sono". Sembra una fiaba. Vi è piaciuto questo lieto fine? Non vi nascondo che prima di sentire parlare lei, tifavo esclusivamente per Andrea. Non voglio giustificarla, in quanto penso che il suo comportamento nei confronti di Andrea non è stato corretto. Non ha avuto proprio il rispetto dell'altra persona. Certi atteggiamenti e certe emozioni poteva viverle fuori dal contesto televisivo. Però ho apprezzato la sua sincerità e schiettezza. Cosa pensate di questa storia? Durerà la relazione tra Jessica e Alessandro? A voi i commenti, vi aspetto in tanti e se il video vi è piaciuto lasciate un bel like. Mi raccomando, commentate, commentate, commentate e a presto. Bye bye!